No, giocava, al di là di tutto, al di là del fatto che c'erano dei ragazzi che non salivano a 10 giorni come Adamo, e che poi le cose non le dobbiamo dire perché noi dobbiamo guardare a casa nostra. Avevamo tutto il centrocampo titolare fuori, e le alternative che abbiamo, Marco Silvestri è fermo da 2 mesi e mezzo, Adamo non saliva a 10 giorni, c'è un problema a un ginocchio, quell'altro, però bisogna anche dire una cosa, che c'è modo e modo per perdere. Abbiamo scelto forse la maniera peggiore, perché pronti via abbiamo preso un gol e la partita è già finita. Si è messa come loro la vogliono, bravissimi nel ribaltare l'azione. Perciò anche quello che si poteva pensare con i giocatori che avevi a disposizione è saltato tutto. Abbiamo pensato di giocare uomo in mezzo al campo per cercare di limitare le loro fonti e uscire con i quinti sui loro quarti quando passavano la metà campo, ma dopo è saltato tutto. Dopo poi prendi il secondo gol, come si è preso, onestamente le partite poi non moralmente anche vieni meno. Poi loro sono in un momento di entusiasmo e di condizione che vanno a 2000, noi con molte assenze, col morale sotto attacchi dopo i primi 10 minuti soltanto 2-0, non era una partita facile per noi. Dispiace, perché dispiace, e nemmeno voglio sentir dire la partita la più importante è quella di sabato, perché a me, per me sono tutte importanti da qui alla fine. Perciò bisogna cercare di recuperare più persone possibile, metterle in condizioni di stare bene e presentarci bene per queste ultime 4 partite. La partita con il Bari è una partita molto importante per noi, ma poi ce ne saranno altre importanti per noi. Noi forse oggi abbiamo capito cosa significa poi anche iniziare a pensare di fare playoff. Forse abbiamo capito che certe cose non ce le possiamo permettere, perciò tutto sommato a volte bisogna anche imparare dalle sconfitte, forse dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie. Bisogna prendere atto di quello che in questo momento noi siamo, prepararci per bene senza tante chiacchiere. Se te prendi un gol dopo 10 secondi vuol dire, come gli ho detto anche ai ragazzi, che noi siamo rimasti nei spogliatoi. Questo non toglie i grandi meriti della Ternana, però molto probabilmente noi abbiamo fatto fatica. Pronti via, ci siamo trovati sotto e è venuto fuori un po' i nostri limiti attuali.